Amici di Passione Surf Casting, siamo tornati in Sardegna. Sono in compagnia di uno dei miei inseparabili amici, Graziano, che appena ha visto questo mare mi ha detto: ciao Roby, io vado a montare le canne, quindi lo andiamo a trovare tra poco. C'è un bellissimo mare, non nascondo il timore di un po' troppe alghe, però non sapendo che pesci pescheremo, il tema di questa puntata sarà come affrontare un mare molto mosso. Ovviamente ne approfitteremo per farvi vedere le novità di Casa Trabucco e nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale YouTube Trabucco TV e a seguire la Trabucco su tutti i social, TikTok, Instagram, Facebook, perché le novità arrivano anche lì. Ora si va a pescare. Ok. Adesso dobbiamo solo sperare di fare pesci. Sì, riprendila perché c'è la canna che sta dando segnali. Non vorrei che si fosse anche incrociata con l'altra. Sì, c'è. Ragazzi, è proprio nel gradino, il neschino. Ma questo, che cavolo è? No, si è incastrata anche con l'altra canna, non importa. Una leccia a stella. Vabbè. Allora, ragazzi, questo è quello che succede quando ci sono le canne troppo vicine. Ho recuperato due canne, vabbè, sto casino, adesso lo districchiamo. Guardate che bella leccia a stella si è agganciata sul cannolicchio. Vabbè, ha fatto un gran bordello. Cannolicchio, leccia a stella. L'ultima cosa che mi aspettavo era una leccia a stella con questo mare, però se ben ricordo, anche in un'altra occasione, con una striscia, forse con una striscia di seppia, con il mare molto mosso, più o meno come questo, poi alla fine ho catturato una leccia a stella di grandi dimensioni. Quindi va bene, e per fortuna il mare ha iniziato a darci qualcosa, procediamo per vedere come si affronta il mare mosso. Visto che Roberto non sta usando l'amo pescatore per paura dei grovigli, adesso vado a dirglielo che comunque a me sugli 80-90 cm di bracciolo dello 0,30 mi stanno restando tranquillamente in pesca, e vediamo se anche lui opterà per questa soluzione. Sono di fronte alla mia GNT Case, che poi ovviamente vi farò vedere meglio più tardi, e ho appena saputo da Graziano che a lui l'amo pescatore rimane in pesca. Diciamo che io tendenzialmente col mare molto mosso evito di mettere il bracciolo, quello attaccato al piombo, per due motivi. Primo, perché di solito si aggroviglia. Secondo, perché quando ci sono le alghe è un'ulteriore fonte di accumulo di alghe quando poi si recuperano. Però questa informazione che mi ha dato Graziano mi porterà a mettere un amo pescatore qua e là, tanto ho tre canne in pesca, lo posso far ruotare, perché l'amo pescatore, quando è in grado di rimanere in pesca senza fare groviglio, è sempre un'ottima soluzione. Io suggerisco sempre di portarvi appresso dei fili molto rigidi, oppure direttamente il fluorocarbon. Vedete qua, io ho l'FC403 saltwater. I diametri vanno, diciamo, dal 26-28 sino a salire. Ragazzi, quando il mare è molto mosso, i braccioli devono tenere il pesce anche di taglia, quindi spesso e volentieri d'inverno, col mare molto mosso, inneschi seri, inneschi voluminosi, pesci importanti, si arriva anche al 37, al 40 di bracciolo. Quindi attenzione, mi raccomando, sempre braccioli dimensionati in base alla potenza del mare, ma anche a quale, considerando quale preda potremmo insidiare. Sono
Quando si ha col mare mosso a che fare con queste alghe, che è un bel matassone, parliamo degli ultimi diametri che rimangono, cioè quelli dei mulinelli. Mulinelli che innanzitutto devono essere taglia 8.000-10.000, devono avere la bobina capiente, perché i fili in grado di sopportare tutte queste alghe, tutto questo consumo di, tra rocce, pietre, corrente, alghe, di tutto, serve un diametro che sta perlomeno uno 0,25, anche se io vi dico, con lo 0,28 si coprono tantissime situazioni, o anche di più. Non esagerate col diametro del filo in bobina, perché se è troppo grosso poi ve ne accorgete, perché la corrente, avendo più forza sul filo troppo grosso, vi costringe a aumentare ancora di più il piombo. Insomma, alla fine poi è una reazione a catena che non ha fine. Comunque, chiuso il capitolo diametri, che ci tenevo, perché anche la scelta del mulinello, della taglia e del diametro della bobina andava perlomeno accennato, il tramonto si sta ormai per consumare, quindi, come vedete, lampada alla testa, Graziano lo stesso, è già la luce accesa che si sta preparando. Il momento migliore è questo, il tramonto e poi il picco di alta marea, che è alle 22.03. Sono ancora le 18, quindi diciamo che abbiamo ancora qualche ora per sperare di vedere qualche bel pesce. Allora, bellissimo esemplare di orata, siamo comunque sotto il chilo. Sempre bisogna avvisare Roby che comunque è stato fatto con l'amo pescatore. È arrivato il buio, ci ha regalato questa bellissima cattura. Sì. C'è un caldo da paura. Ti sei spaventato? Sì. Oh, è primo novembre. Ci vuole, e siamo morti di caldo, ma dimmi tu. Tra l'altro è anche della mia misura. Vabbè. Il fuori onda l'abbiamo fatto.